Concerti live e musical, sei a posto. Cosa ti manca adesso per nutrire il tuo bisogno di spettacolo? Quello che manca è andare sul nuovo pianeta che è Tycche, questo pianeta che è stato scoperto recentemente, che mi dicono prenderà il posto a Giove e Plutone, e quindi siamo qui, siamo arrivati come quindi neofiti in questa. Un nuovo astronauta, sì, attenzione, sì. A Max Pezzali, perché ha già fatto il disco 2 giorni. Non mischiamo dei generi, io faccio un'altra cosa. Max va benissimo sul pop, Mark Zitti fa più swing, si diverte con altro, ecco. Ecco, si diverte con altro. Mark Zitti, quali avvertenze ci vogliono per suonare dal vivo a Dubai o perlomeno negli Emirati Arabi, dove tu vai spesso e dove vai? Sì, istruzioni per l'uso sono molto semplici, nel senso bisogna avere innanzitutto rispetto per quelle che sono delle culture diverse, saper stare al proprio posto e dare il massimo di quello che è l'italianità. Noi siamo dei campioni in questo. Ricordo, per chi magari viaggia meno, io sono fortunato in questo, che la percezione dell'italiano fuori è altissima, quindi se potete, siate fieri e orgogliosi dell'essere italiani. Noi lo facciamo con il tricolore al taschino e esportiamo il Made in Italy, dalla musica fino agli abiti. Ma hai, ecco, anticipato l'altra domanda, quindi è fonte sempre di grande intelligenza anticipare. La domanda che io non ho letto, diciamo, cioè, le hai tu, quindi ecco. Hai letto La mia vita, perché lui poi fra l'altro è uno di quelli che siamo già esperienze avanzate nel tempo, sì. No? Quindi ogni tanto ci fermiamo per vedere come va il mondo. Senti, swing, sì. Pink Floyd, eppure Elio e le storie tese, sì. Ovvero le tue passioni musicali, ma quando poi devi suonare chi diventi? Diciamo che la fortuna che ho è quella di essere molto versatile, quindi anche vocalmente parlando, partendo dalla lirica, sono arrivato allo swing. Chi divento? Cerco di dare più che altro che diventare qualcuno. La voce è un bellissimo mezzo per arrivare al cuore delle persone, e si può fare in tantissimi modi, da Buscaglione fino, ecco, a Pink Floyd, passando per Faith No More piuttosto che altri generi. Forse, ecco, con la lirica all'estero riusciamo ad arrivare proprio al nostro culmine. Clamorose sono state alcune esibizioni a Abu Dhabi e Dubai, davanti allo Sceicco, dove si cantava Volare o Sole Mio, e andava molto bene. Ecco. Lì ci apprezzo. Sì. Senti, una ricetta di un musicista che come te esporta la musica, no? Per gli amici imprenditori, è difficile esportare il proprio prodotto? Bisogna crederci. Bisogna crederci e crederci tanto, bisogna partire, bisogna muoversi oltre che crederci, se vogliamo anche investire un po', perché comunque la situazione attuale non è semplice, ma abbiamo delle grandissime capacità e possiamo davvero fare molto per noi stessi e per i nostri colori. Senti, per finire un'intervista intelligente, sì. Ancora 2 domande, sì, sì, sì. Di questo tipo, questa addirittura la leggo, talmente c'ha la sua complessità, no? Terrai a battesimo Tycche Live, ne abbiamo parlato, ovvero uno spazio diverso per proporre musica, no? Si apre fisicamente una finestra qui sul corso di Civitanova Marche, si accende una modernissima e minuscola videocamera GoPro e la musica idealmente avvolge tutto questo, che trova infischiandosene dello spazio, no? Noi in un attimo possiamo essere da qualunque parte. Insomma, c'è il contrasto fra la vecchia tradizione della festa in casa, no? Quella che ti ricordi si metteva i dischi, sì, ancora. Sì, sì, sì. Il vinile. Quando sei, ecco, giovane, vabbè, perlomeno te l'hanno raccontato. L'ho passato quella fase, ero piccolo. È una tecnologia che ci materializza ovunque, merita una riflessione tutto questo? Internet secondo me è una grandissima opportunità. Noi non saremmo mai andati all'estero senza internet, senza il web, tante connection non sarebbero nate senza internet, senza il web, ormai gli spazi esistono
poco, perché anche in un piccolo spazio come potrebbe essere questo adibito a radio o a web radio, se vogliamo, possiamo raggiungere chiunque e dar del piacere a chiunque, farci conoscere. E quindi questa festa privata, ecco, la rendiamo, la allarghiamo a tutti coloro che vogliono. Sì, amici, assolutamente, amici, perché sì, poi sì, c'è questo tipo di libertà. Assolutamente. Senti, ultima domanda d'obbligo, dedicata proprio al tema che ogni mese Ticket Magazine si propone, no? Quindi si filosofeggia su un termine, e quello che ti domandiamo a te è Candido. Cosa sì, ti fa venire in mente? Ah, uno spazio puro, quindi uno spazio che possa dare la possibilità a tutti coloro che vogliono in purezza tirar fuori se stessi, perché c'è bisogno di onestà, c'è bisogno di tirar fuori delle cose genuine, e possiamo farlo, ecco. Lo puoi fare. Dall'attenzione che ci ha dato qui tutti quanti i nostri amici, sembra che è stata una buona intervista. Beh, grazie. Noi li ringraziamo, vedo fotografi, videomaker, tecnici audio, quindi tutti grazie a tutti. Ad ascoltarne due. Certo, ma è chiaro, è anche giusto che ognuno non è che può scegliersi il lavoro tutte le volte, quindi va bene.